Io ho ascoltato con interesse i due interventi. Centrerò il mio intervento su, diciamo, l'esterno, perché è chiaro che ci vuole quello che Scardovelli ha chiamato il dentro e il fuori, e lui ha messo al centro il concetto di comunità, che è un concetto oggi molto discusso e anche questo messo sotto accusa al pari di sovranismo, e dopo su questo voglio dire qualcosa di preciso. Parlerò dell'esterno perché quando Fiorenzo mi ha invitato mi ha detto: guarda, siamo in diversi, provenienti da diverse esperienze, il tema è, grosso modo, cito a memoria, può unirsi la galassia sovranista? Mi ha detto qualcosa del genere, no? Allora io cerco di sviluppare questo tema. La mia risposta è sì. Si tratta di vedere che cos'è il sovranismo e che cosa vuole essere. Dobbiamo fare chiarezza su diverse questioni. Già che ci sono, però, affronto la questione che avevo detto che lasciavo in fondo, cioè quella che tu hai toccato ora. Siccome il nemico, i grandi mezzi di informazione guidati dall'ideologia neoliberista, tacciano in questa maniera la parola sovranismo, noi l'abbandoniamo. Al contrario, io faccio parte di Programma 101 e della Confederazione per la Liberazione Nazionale, quindi è un'idea condivisa. Noi siamo dell'idea di non lasciarlo questo termine, perché è un errore, perché tu, sennò tutte le volte ti fanno fare un passo indietro. Dobbiamo chiederci piuttosto se questo concetto è giusto, se rappresenta bene quello che noi vogliamo esprimere, se gli altri lo possono recepire oppure no. Noi siamo arrivati a una conclusione che io vi dico e su cui ovviamente si può e si deve discutere, e cioè quello di parlare di sovranismo costituzionale o di parlare anche di patriottismo costituzionale e democratico. È chiaro che a noi che cosa interessa in questo momento? Interessa uscire dalla gabbia del neoliberismo. Cioè, quando noi parliamo dell'Unione Europea, dell'euro, sono tutte cose costruite a partire da quell'idea di mondo, di società e anche di essere umano. Ho apprezzato molto, ma è anche facile, voglio dire, credo che tutti noi qui, la centralità che Scardovelli ha dato al concetto di competizione e di competitività come elemento fondante e ordinante tutte le azioni politiche, giuridiche, amministrative, individuali, familiari, eccetera, eccetera. Noi vogliamo sganciarci da quel modello, no? Usiamo proprio il termine sganciamento. È chiaro che lo sganciamento non è una cosa semplice, perché sei in un mondo di relazioni ampie. Però noi pensiamo che si debba avere in testa questo obiettivo. Infatti, quando noi diciamo per noi venire via dall'euro e dall'Unione Europea non è un atto fine a se stesso, non serve soltanto a liberarci da una moneta che penalizza pesantemente le classi popolari di questo paese, anche per questo, evidentemente, ma non è solo questo. È un passaggio che noi riteniamo necessario, anche se non sufficiente, per iniziare a sganciarci di qualcosa di ancora più grande, che è il capitalismo realmente esistente. No, vi ricordate, 30 anni fa, si parlava di molti socialismi, ma gli ideologi, diciamo, del mainstream, che cosa ci dicevano? Ci dicevano: vabbè, ok, benissimo, discussione interessante, ma c'è un solo socialismo esistente, dunque quello è il socialismo reale, e lo chiamarono socialismo reale. Noi questo potremmo chiamarlo il capitalismo reale, che è quello che ha descritto Scardovelli, cioè con le differenze abissali, le forme, i processi di autodistruttività che ha innescato, eccetera, eccetera. Ecco, quali sono i passaggi per far sì allora che se vogliamo chiamarli sovranisti, ma insomma, intendiamo, se questo mondo che esiste ormai, in Italia esiste, per tanti motivi esiste, perché la crisi ha picchiato duro, perché certe cose si sono comprese e così via, come potrebbero unirsi queste persone? Ecco, non allearsi, perché l'alleanza si fa con soggetti diversi, in particolari contingenze storiche. Quando è nato il CLN, il vecchio CLN, è ovvio che lì c'erano forze che si andava dai monarchici ai comunisti, e non è che si sono fusi, lì si sono alleati contro un nemico comune per un periodo transitorio.
Ma noi abbiamo un problema che è preliminare, cioè quello di unire quelli come noi che largamente condividono delle certe idee. Quando io dico condividere largamente, io c'ho la mia storia politica è lunga, ho cominciato a 14 anni, sostanzialmente non ho mai smesso, quindi forse è anche una malattia, però cioè, le malattie sono tante, insomma, no? E il mondo è vario, diciamo. E ecco, io già a 30 anni avevo capito una cosa, magari quelli più bravi l'hanno capita a 25, insomma, a 20 è difficile. E cioè che per stare in una organizzazione politica, in forma partitica, movimento o quello che volete, ci si può stare se si condivide, diciamo così, ora capite che la quantificazione è un po' stupida, almeno il 70% delle cose, il 100% è impossibile, ma anche il 90% è molto illusorio, no? Ci sono sempre una comunità umana che condivide degli obiettivi di fondo, ci sono sempre delle differenze, è giusto, è naturale che ci sia. Se si comincia ad andare sotto il 70%, insomma, le difficoltà sono grandi, perché una persona minimamente seria, cioè che cerca di mettere in relazione il proprio lavoro, la propria attività con quello che l'organizzazione fa, entra inevitabilmente in crisi, no? Ecco. Allora, è possibile raggiungere un'unità su queste basi? Io penso di sì, se si evitano alcuni errori. Torno al discorso sovranità o meno. Perché? Perché, vedete, prendiamo la questione elettorale, no? La questione elettorale non è quella che decide tutto. Ma in una società come la nostra decide abbastanza. Io, pur avendo sempre fatto attività politica in varie forme, ora non voglio tediarvi, ho avuto alcuni anni in cui non ho espresso nessun voto. Quindi vi sembrerà una contraddizione, ma è così. Perché non vedevo proprio l'utilità, la possibilità di esprimere un voto. In questa fase, però, secondo me è molto difficile. Se si comprende anche il dramma sociale che il paese sta vivendo, no? È difficile quindi non porsi questa tematica. Ora noi abbiamo, se non ci muoviamo, qual è il quadro che si presenta? Da una parte ci saranno forze che si diranno sovraniste, senza problemi, che rivendicheranno l'interesse nazionale, eccetera, eccetera, ma che ovviamente non potranno fare riferimento alla Costituzione. So, la destra è D'Alemanno, per certi aspetti la Lega, anche se poi c'è sempre di mezzo questo rapporto con Berlusconi, ora ho visto che anche Alemanno vuole andare con Berlusconi, che non lo vorrà, ma questo è un altro discorso. Oppure avremo a sinistra, avremo almeno una lista, diciamo una e mezzo, va? Per come sono le situazioni, per com'è la situazione ora, che faranno un riferimento ossessivo alla Costituzione e anche alla democrazia sociale, te lo dico non polemicamente, ma faccio per rendere chiaro il mio punto di vista, poi capisco la tua, ci mancherebbe altro, è solo per questo. E però sono forze che non useranno mai la parola sovranità. Allora, noi dobbiamo farla finita con questo gioco. Non è possibile parlare di Costituzione senza parlare di sovranità. La Costituzione si esercita all'interno di una nazione che ha dei confini, se no non si esercita. Noi facevamo parte, come programma 101, della piattaforma Eurostop, ne siamo venuti via. Chi segue il blog Sollevazione forse può aver letto le motivazioni, abbiamo mandato una lettera, non è che ci litighiamo, manteniamo rapporti, però non ci siamo sentiti di far parte. Perché? Perché lì il termine sovranità, come il termine nazione, è bandito. Il che, a mio modesto giudizio, significa chiudere gli occhi rispetto a quella che è la realtà. Poi non si può parlare della questione migratoria, per esempio. E anche questa è pura follia. È pura follia, perché poi si finisce per lasciare un campo sterminato alle forze veramente razziste e xenofobe. È un grande problema del nostro tempo, non si capisce perché non lo si dovrebbe discutere con serenità e senza essere tacciati di chissà quale tendenza. Ma ci sono anche altre questioni più specifiche, per esempio noi siamo per la rottura e uscire dall'euro anche in maniera unilaterale, quindi tornare vecchia lira, diciamo, in termini diversi, ovviamente, non sto parlando di rapporti di cambio, non sto parlando in termini economici. Loro dicono no,
Si può uscire ma facendo la moneta mediterranea, che finirebbe per riprodurre quel rapporto gerarchico tra le economie più forti e quelle più deboli, che adesso vede in testa la Germania, magari domani in testa sarebbe la Francia se ci fosse la Francia, o potrebbe anche essere l'Italia nei confronti della Spagna, del Portogallo e della Grecia. Noi questo non lo vogliamo, pensiamo che sia un errore, ma ci sarebbero anche tante altre cose da dire. Però l'idea è questa. Un'idea di sovranismo democratico e costituzionale che però non ha paura di affrontare la questione nazionale. E ci ispiriamo a un modello. No, i modelli bisogna sempre prenderli in maniera, insomma, sempre vedendone anche i limiti, però bene o male, nelle esperienze degli ultimi anni, che hanno cercato di rispondere su questo versante anche sul termine elettorale, il modello che ci ha convinto di più è quello di Francia Ribelle di Mélenchon, che ci ha convinto di più rispetto per esempio all'esperienza di Podemos, anche se noi siamo, come Fiorenzo sa, siamo in rapporto praticamente fraterno con quello che è stato il padre spirituale di Pablo Iglesias, ora un membro autorevole della segreteria di Podemos, si chiama Manolo Monereo, ma riteniamo questa esperienza francese a un livello diverso perché ci parla di più, diciamo, di come poter affrontare la cosa anche in Italia. Sia chiaro, io non ho il mito di Mélenchon, non è che non ne veda i limiti, però nella vita, e quindi anche in politica, no? Bisogna anche essere aperti, no? A vedere le novità, le cose come si sviluppano e così via. Quindi è inutile ora andare a vedere il passato di Mélenchon e tanti errori che può aver fatto. Oggi ha fatto una proposta che è l'unica in Europa con quelle dimensioni, dove ha tenuto insieme la questione sociale e quindi tutti i punti, dalle pensioni al salario, all'orario, allo stato sociale e così via, con la questione nazionale. Evidentemente il suo discorso una certa efficacia l'ha avuto perché per un pelo non è andato al ballottaggio, chissà cosa sarebbe successo se ci fosse andato. Ecco, noi abbiamo avuto invece in Italia, a me non piace fare delle critiche, Fiorenzo ci conosce, anche altri. Abbiamo sempre cercato di sviluppare rapporti unitari. Se valesse il criterio di D'Andrea, quanti ne abbiamo invitati, noi non avremmo problemi, perché qualcuno ci ha detto anche troppi, no? Delle volte, avete esagerato, no? Ecco. E in genere abbiamo anche cercato di dialogare per quello che è possibile fare in un convegno, perché insomma, a volte ci sono anche la materialità, i tempi a disposizione, però l'atteggiamento mentale è sempre stato questo. Ecco, io devo dire sinceramente che ci sono degli atteggiamenti anche in intellettuali che io stimo. Per esempio, con Barra Caracciolo, insomma, noi abbiamo un rapporto d'amicizia, ci siamo visti più che recentemente. Quando è nata la CLE nel 25 aprile, Barra Caracciolo era uno dei partecipanti alla tavola rotonda conclusiva, quindi voi capite che i rapporti sono buoni. Abbiamo cercato con lui, con Bagnai, con Maddalena, con Cesaratto e con altri di costruire anche una sorta di think tank. La cosa non ha funzionato. Però devo dire che le ultime posizioni politiche di Barra Caracciolo ci trovano in totale disaccordo, così ci intendiamo subito. Perché? E qui ci ricolleghiamo anche al problema Bagnai, perché Bagnai per molti aspetti è un problema, è stata una risorsa, per molti aspetti, io ve lo dico sinceramente, è un problema. Quali sono i problemi di Bagnai? A parte che Bagnai dice ci sono io e il resto non conta. Vabbè, ok, noi siamo modesti, sei te, sei il leader che ci guiderà. Perfetto, ma facciamo qualcosa. Non si può fare. O ci ha fatto, ho scritto due libri. Beh, c'è anche chi ne ha scritti 20. Non è questo il punto. Il punto, perché non possiamo agire politicamente? Perché è tardi. Questa è un'idiozia, ve lo dico amichevolmente, rispetto a persone che rispetto pienamente, tanto si può parlare liberamente, se no è inutile appunto confrontarsi. È un'idiozia. Perché la loro idea, allora, per Bagnai è un'idea economicista, cioè l'euro crolla in quanto le contraddizioni interne non possono che farlo crollare. Allora, io penso che abbia ragione.
Il problema però non è piccolo. Quando? Perché se è tra 6 mesi la prospettiva è di un certo tipo, se è tra 6 anni è di un altro, se è tra 60 anni cercheremo di valutarla in maniera un po' diversa. Facciamo così. Questo è il primo errore, cioè, ma è strano, perché poi Bagnai coglie perfettamente che l'euro è una costruzione politica, che presiede a un'idea di società, e allora come non fai a capire che quelli lo difenderanno strenuamente, questo euro? Il secondo errore non toccherà a noi, perché toccherà ad altre forze, molto diverse da noi, guidare questo processo. E questo, se permettete, io ho avuto già modo di dirlo in altre occasioni pubbliche, non per togliersi Sassolini, ma per capire gli errori, solo per capire gli errori. Lui pensava che in Francia la Le Pen vincesse. Questo è il punto. Io ho sempre pensato che la Le Pen non avrebbe potuto vincere. Perché? Perché ci ho avuto ragione e non Bagnai? Perché per vincere, anche sul piano elettorale, occorre una certa capacità di egemonia nella narrazione che tu proponi. Ora, scusate la terminologia, può essere non precisa, può essere dar luogo anche a incomprensioni, ma la sostanza penso che sia chiara. Io penso, ma noi potrei dire noi pensiamo, che non può venire da quella parte, l'idea di Bagnai è: queste persone non mi piacciono, queste forze non mi piacciono, come la Lega, no? Perché non parliamoci chiaro, insomma, lui è Borghi. Allora, quelle forze non ci piacciono, ma saranno loro. Allora, a me non piacciono e penso che non saranno loro. Perché tra l'altro loro, anche per quella che è la loro storia, non sono vere forze nazionali che hanno l'idea della nazione come comunità. Sono stati molto spesso i traditori della nazione, ma ora non voglio allargare questo discorso. Però ecco, ora qui non è che volevo fare una critica rispetto a queste due persone che stimo tantissimo per tanti aspetti, sinceramente. Però non possono continuare a dire che si sta vivendo un dramma, ma che rispetto a questo dramma non si può fare niente. Avrebbero avuto ragione se il dramma fosse già avvenuto, la terza guerra mondiale, non so, e dice: avete visto? Avevamo ragione noi. È terribile, però non c'erano i tempi per fare qualcosa. A me sembra che questo discorso dei tempi sia importante, e qui concludo perché se no la faccio lunga davvero, rapportandolo al tema elettorale, che ripeto, non è che dipende tutto da questo, ma molto dipende da questo. Io per esempio personalmente vi dico la verità, fino a qualche mese fa non me la sarei sentita di proporre una presentazione elettorale delle forze sovraniste costituzionali, non me la sarei sentita. Se ultimamente abbiamo maturato una posizione diversa è per diversi elementi. Però l'elemento principale è questo: c'è una crisi del sistema politico come non si è mai vista. È chiaro? Allora, io vivo in provincia di Lucca, parliamo del piccolo, perché a volte nel piccolo si vedono le grandi cose. Si è votato a Lucca, ha vinto per uno 0, il PD. Il giorno dopo il candidato della destra rende pubblico che 10 giorni prima un assessore regionale, che io so bene chi è perché è della mia zona, risponde a un potentato economico ben preciso, gli aveva fatto una telefonata dicendogli: guarda che io non appoggio quel bischero che è il candidato del PD, ma ti appoggio te. Ovviamente è venuto fuori lo scandalo, lui ha detto: sì, ma io scherzavo, vabbè, c'è la registrazione, si capisce bene che non scherzavo. Cosa vi dice questo fatto? Il PD in Italia, piaccia o non piaccia, era rimasto l'unico partito che si poteva definire tale, no? Perché il Movimento 5 Stelle già le caratteristiche che c'è, a destra è un casino inenarrabile, la Lega sarà anche un partito, ma andate a vedere quanti hanno votato alle primarie, vi scappa da ridere. Il PD fino a qualche tempo fa era un partito. Per me era l'avversario da battere, però era un partito. Oggi si presenta sempre più come accozzaglia di gruppi di potere, di gruppi di interesse locali radicati nel territorio, ma dove non c'è nemmeno più una coesione. Concorrono in maniera competitiva, tutti vogliono fare parlamentari, tutti vogliono fare consiglieri regionali e sono anche un po' inguaiati perché i posti si stanno restringendo. C'è una crisi del sistema politico tremendo. Pensate alla figura di Renzi,
che non ha avuto la forza di dimettersi davvero. Perso il referendum, me ne sto a casa 3 anni, non 3 mesi o 3 giorni o 3 minuti, no? Ma pensate alla crisi del Movimento 5 Stelle, questo è un altro elemento che ci spinge. Noi alle ultime elezioni avevamo dato l'indicazione di votare il Movimento 5 Stelle, ma non perché ci riconosciamo nel Movimento 5 Stelle, ma perché abbiamo detto, vabbè, non siamo in grado di presentarci, l'indignazione popolare deve trovare una strada per esprimersi, se non la trova nel Movimento 5 Stelle, che cosa la trova? Oggi è un po' più duro fare questo discorso perché nel Movimento 5 Stelle, chiaramente, che è sempre contraddittorio e quindi sarà sempre il veicolo che raccoglie il grosso dell'indignazione anche in questo caso, attenzione. Però non solo le vicende di Roma, ma la stessa vicenda della legge elettorale, quella europea, incredibile, per cui volevano andare col gruppo dei liberali, eccetera, eccetera. È un partito in crisi. A mio giudizio è in crisi pure la destra, non facciamoci impressionare dalle cose giornalistiche, risorge la destra, ma cosa risorge? Hanno ottenuto dei risultati grazie a un sistema elettorale, quello delle coalizioni e del ballottaggio, che c'è un piccolo particolare, che alle politiche non c'è nelle leggi attuali e non ci sarà in quelle che faranno. Quindi tutta questa forza, e poi uniti per che cosa? È chiaro che tu a livello locale ti puoi unire contro il sindaco X perché ha fatto cose pessime, facilissimo, ma a livello nazionale devi fare delle proposte. Allora, sull'Europa che ci vengono a raccontare Salvini e Berlusconi insieme? Non stanno insieme. Quindi c'è una crisi generale del sistema politico. Ora, una forza che guarda, diciamo, agli interessi del paese, per paese io intendo soprattutto la povera gente, le classi popolari, i ceti popolari, questo è il punto. Una proposta, anche se noi siamo piccoli, però una proposta bisogna farla. E la nostra proposta è semplice. Cerchiamo appunto di unirci perché gli elementi che ci uniscono sono tanti, non sono tutti, chiaramente. Ci sono punti di divergenza su alcune questioni, però sulle cose fondamentali siamo d'accordo e non possiamo più delegare la rappresentanza e quindi l'espressione del voto ad altri. Quindi la nostra idea, e concludo, è provarci. Provarci cosa vuol dire? Vuol dire rendere pubblica una proposta, chiaramente stiamo discutendo con altri soggetti, perché non vorremmo essere solo noi a fare la proposta, no? Perché sarebbe più debole, sarebbero, sapete, le cose che si innescano e così via. Cercare di discutere in questi mesi estivi per poi arrivare a lanciare una proposta, vedere se c'è la risposta. C'è o non c'è la risposta? Allora, un'importante agenzia di sondaggio americana ha fatto uno studio sulle opinioni degli europei, su una serie di questioni. Naturalmente i sondaggi opinione vanno presi per quello che valgono, ma non è vero che non valgano niente. Ecco, questo perlomeno è la mia idea. I due paesi dove c'è una percentuale più alta per l'uscita dall'Unione Europea sono l'Italia e la Grecia. Chiaro? L'Italia e la Grecia. Quindi non la Francia, tantomeno la Spagna, perché sapete la Spagna ha una storia particolare, loro hanno vissuto il momento della fine del franchismo, ha coinciso con l'ingresso dell'Unione Europea. Quindi lì ci vorrebbe un grosso lavoro, insomma, ecco, ma capite che è difficile scardinare nelle menti degli spagnoli questo fatto, è difficile. Per l'Italia è diverso, perché in Italia, ora, tu hai detto la Costituzione è stata applicata per un trentennio, magari non è stata applicata nemmeno per il trentennio, però certi principi in maniera maggiore, sì, tant'è che abbiamo avuto delle riforme, quella sanitaria per esempio, la stessa delle pensioni, nella scuola e così via e così via. La stessa parte pubblica dell'economia che ci ha avuto un grande ruolo e che ora si affannano a distruggere in tutti i modi, no? Ecco. Lo statuto dei lavoratori. Quindi tante persone hanno conosciuto quella fase. Quindi oggi misurano l'arretramento, che non è solo un arretramento economico. Cala il mio potere d'acquisto. È anche quello, ma senti di non avere più diritti e soprattutto, e qui l'elemento psicologico è decisivo, in senso che potrebbe essere per noi positivo, però, il fatto che tu hai la
pratica certezza che il futuro sarà peggiore del passato. Questa è la novità che già mi sembra Scardovelli diceva, no? Questa è una cosa enorme, è una cosa enorme su cui noi dovremmo lavorare. Ecco, quindi fare una proposta, vedere che risposta c'è, se non c'è, non è che ci abbiamo il mondo sulle spalle, si fa quello che si può in ultima istanza. Però io vorrei sottolinearvi una cosa, se va bene che ci sono le forze, tanto meglio, se, no, se venisse fuori che le forze ci sono solo in parte, nulla vieta che ci presentiamo in alcune circoscrizioni, tanto proviamo, tanto cominciamo a gettare, se no quando cominciamo? Se noi seguissimo il ragionamento di D'Andrea, scusate, ora anche D'Andrea è stato ospite nostro diverse volte, però Franca dice, si fa nel 2023, un po' come De Magistris, no? De Magistris ha fatto un'intervista, dice ma lei che farà? Ma noi ora vediamo se viene fuori una lista interessante, sì la possiamo appoggiare ma non ci impegniamo. Perché non vi impegnate? Perché per noi ci interessa il 2023. E perché il 2023? È perché io finisco il mio mandato di sindaco nel 2022. Quindi io, solo nel 2023 potrò candidare. Capito? De Magistris, che non è dei peggiori, no? Chiaramente non è dei peggiori. Però il signor De Magistris ha detto 25 volte io. È chiaro? Come Renzi, come Berlusconi. Sì, nel 2023. E da qui al 2023 cosa succede? Cioè non te... Capirei in una situazione tranquilla, no? C'è la bonaccia, vabbè, ragazzi, aspettiamo il 2023. Ma in questa situazione mi dice aspettiamo il 2023. Ora, se non si può fare perché non ci sono le forze, giustamente non si può fare, no? Ma anche se noi andassimo a verificare che non si può fare, ma intanto abbiamo raccolto le forze che possiamo raccogliere, ma guardate che un passo avanti l'abbiamo fatto, E se riusciremo a presentarci in qualche circoscrizione, dopo qui si apre tutta la tematica, sì, ma come ci presentiamo, qual è, diciamo, il messaggio, il linguaggio, insomma, sono tutti problemi ovviamente da sviscerare, però la prima cosa da capire è se ci sono le forze minime per poter tentare questa scommessa oppure no. Ecco, noi ci vogliamo provare, in questa settimana abbiamo anche in programma diversi incontri prima di rendere pubblica questa proposta che qui in un certo senso abbiamo anticipato, noi l'abbiamo anticipata un po' in alcuni articoli su Sollevazione, abbiamo fatto capire che si sta lavorando in questo senso e quindi io la cosa ve la consegno sì anche per sapere il vostro parere, cioè se siamo di fuori dalla realtà noi, a volte può succedere perché a volte si fanno le analisi ma si finisce per andare nell'astrazione assoluta. Oppure se ritenete anche voi che questo discorso sia un discorso interessante, allora vedere come lo possiamo sviluppare.